Non sono vecchia. Non è che ho 30 anni e sono ancora a casa. Ne ho 22. Mi sto formando e sto cercando di creare il mio futuro, no? Renata, 22 anni, disoccupata. Io volevo vivere, o meglio, ho il desiderio di venire a vivere a Torino da sola. Non ho mai fatto questo passo, uno perché mio fratello non sta bene, quindi cerchiamo di aiutarlo, e due perché spesso sono via e se sono via è inutile pagare un affitto, anche perché non ho entrate fisse. Anna, 27 anni, occupata a Termine. Oggi diventare autonomo è diventata la mia priorità. Sto cercando di fare tutto quello che serve per non dipendere più da nessuno, perché sento che alla mia età tu hai già delle esperienze e vivere con la tua famiglia in un appartamento piuttosto piccolo è faticoso, è seccante. È da 5 anni che sto con la mia ragazza. Dopo tutto questo tempo sarebbe bello andare a vivere insieme. L'unico problema è che mancano i soldi. Daniel, 23 anni, polacco, disoccupato. Che cosa ti potrebbe far decidere di uscire di casa? I soldi. Sì, i soldi. Non ci sono altre cose che ti legano? No, cioè, o meglio, voglio bene alla mia famiglia, ci sarà modo di vedersi, no, solo i soldi. Se no sarei già fuori da un pezzo. Perché arrivi a un certo punto della tua età dove hai proprio bisogno di stare sola. Sola o con un'altra persona che comunque decidi tu di avere al tuo fianco. Mara, 29 anni, disoccupata. Allora, il fatto di vivere con i miei, boh, non lo so, forse in Sicilia è una cosa normale, perché fin quando non mi sposo non è che me ne posso andare di casa. Questa, vabbè, questa è una cosa siciliana che è normale. Tutti i miei amici, per esempio, quelli della mia età, stanno con i loro genitori, ma anche quando uno lavora, ugualmente non se ne va di casa perché siamo in Sicilia e non è che se ne può scappare di casa così, è solo per quello. Quindi, boh, il fatto di vivere ancora con i miei, boh, è una cosa normale. Sì, normale. Concita, 23 anni, disoccupata. Mersini è greca, ha 19 anni ed è disoccupata. Senti delle pressioni dai tuoi genitori per trovare lavoro? Beh, no, veramente no. I miei genitori non vogliono che me ne vada di casa, vogliono pagarmi le spese. Davvero? Sì. Sei figlia unica? Ho un fratello più grande, ma loro la pensano così. Vogliono che io rimanga a casa e pagare le mie spese. Significa che non ci pensano proprio, anche se le cose sono difficili. Vogliono che rimanga a casa. Io però non voglio. Tom è tedesco, disoccupato e ha 20 anni. I miei genitori vogliono che inizi un apprendistato e che inizi una vita vera, una vita normale. Non vogliono che io viva la giornata. Pensano che devo assumermi delle responsabilità, che è importante adesso. Devo andarmene di casa per questo motivo.
lavoro è fondamentale perché ti dà la possibilità di diventare indipendente. Per esempio, io praticamente oggi, non sono indipendente per nulla. Se voglio fare ma veramente qualsiasi cosa, devo chiedere ai miei la macchina. La macchina, per esempio, è di mia mamma. Neanche per mandare un curriculum sono indipendente perché mi devo appoggiare alla linea dei miei. A livello psicologico è veramente, oh, è distruttivo, secondo me. È come diventare asociale, non avere proprio più una vita sociale. Mara, 29 anni, diplomata, disoccupata. Se non c'è lavoro, non c'è autonomia, secondo me. E la cosa più importante che c'è, quando c'è lavoro c'è speranza. Per esempio, sai, mi posso fare una famiglia? No, non lo posso fare. Non essendoci lavoro, come si fa? No, non si può fare. Quello è il problema. Purtroppo, ripeto, oggi la società non dà molte speranze a noi giovani. Erika, 29 anni, diplomata, è una NEET, cioè non lavora e non studia. L'autonomia è riuscire a, insomma, a soddisfare le proprie necessità senza dover chiedere aiuto a nessuno. Non è un'indipendenza solo economica, ma purtroppo è proprio un'indipendenza anche fisica, morale, nel senso che sei tu che basti a te stesso. Lorenza, 22 anni, al momento dell'intervista è senza lavoro. Maya è tedesca, ha 24 anni ed è disoccupata. Beh, ora sono dipendente dal denaro del centro per l'impiego, che è qualcosa. Al momento ci pago l'affitto, altrimenti non avrei abbastanza soldi. Da quel punto di vista lì sono dipendente, altrimenti sarei soddisfatta. Io in questo momento sono ancora. No, beh, sono fortunata da quel punto di vista, mi guadagno la vita con i miei lavoretti, però cerco sempre in qualche modo di continuare in quello che mi piace. Perché non voglio trovare un lavoro che non mi piaccia, ecco, sì, non voglio trovare un lavoro per il lavoro. Lara, 27 anni, laureata, disoccupata. Mi preoccupa di più, nel mio caso, la precarietà economica rispetto a quella lavorativa, perché lo so che io poi qualcosa prima o poi lo trovo, che sia anche andare a raccogliere le foglie, ma non riesco a guadagnare un tot che mi permetta di stare bene. Anna, 27 anni, laureata, occupata a termine. I lavori, in realtà, non è che non ce ne siano, i lavori ci sono. Solo che sono tutti sottopagati, si parla sempre di lavori di 300-400 euro al mese. Sì, vabbè, che vanno bene, quando hai 20 anni, ma poi quando già superi i 25 ti stanchi di prendere 300 euro al mese. Siccome la concorrenza è spietata, i lavori buoni sono pochi e quei pochi sono occupati da ragazzi, tra parentesi, d'élite, con una formazione d'eccellenza dove magari non si può competere. Costantino, 27 anni, laureato con un contratto a termine in scadenza. Per me l'importante è essere in grado di pagare l'affitto
e comprare le sigarette senza dover chiedere niente a nessuno. Ogni altra cosa è un extra. Ma vabbè, non è che sono uno spendaccione. Al di fuori di mangiare un panino, quando sono fuori, una birra. A cena fuori non vado. E poi nemmeno viaggio, cioè, o meglio, viaggio. Cioè, prendo il treno e sto dagli amici che mi ospitano. Carlo, 26 anni, diplomato, occupato a termine. Il denaro conta. Beh, conta un sacco, io spendo, eh. No, spendo, ma non stupidamente, nel senso che fortunatamente sono una persona che mette da parte. Sì, no, effettivamente io sono abbastanza responsabile su questa cosa qua. Infatti, tipo, ho ancora dei soldi in banca del McDonald's nonostante non ci lavoro più da mesi. Andrea, 24 anni, disoccupato. Io mi gestisco autonomamente dal punto di vista finanziario. Ho creato un file Excel, ci segno i redditi e le spese, così posso fare previsioni. Emma, 20 anni, occupata a termine. Mi sento di peso un po' perché mi infastidisce sapere che io non ho entrate, che sono a carico di un altro. Boh, che mi ha avuto già a carico per un sacco di tempo e boh, cioè, la cosa mi disturba. Oh, mi disturba un poco, infatti, non lo so, cioè, non è proprio il fatto di dover, ad esempio, dire che ne so, ma mi anticipi 5 euro per le siga che ho soltanto. Che non c'è niente. Boh, mi infastidisce, ho tutto qui. Tommaso, 22 anni, al momento non lavora. Voglio una casa mia, lo desidero moltissimo. Vivere con il mio fidanzato, creare una famiglia, anche solo abitare insieme senza sposarci, solo io e lui. Sì, a volte viene a casa e si ferma da noi per qualche giorno, ma non siamo soli. Siamo con mia mamma e non è la stessa cosa. Erika. 29 anni, diplomata, non studia e non lavora. Non molti piani per il futuro. Si improvvisa. Boh, più che altro ci si adatta. Tommaso, 22 anni, disoccupato. Ho le mani legate perché a me piacerebbe trovare un lavoro con più stabilità, dove mi stresso di meno, dove magari guadagno per un mio futuro, per un mio avvenire. Con questo lavoro purtroppo un avvenire, tipo un affitto di una casa. Te lo puoi pagare con 500, quasi 600 euro al mese? Tutte le bollette, le spese, le cose? Aurelio, 23 anni, lavoratore a tempo determinato. Piani per il futuro? Cioè, migliorare almeno l'inglese. Carlo, 26 anni, lavoratore a tempo determinato. È un fattore mentale, forse. Non c'è un'età anagrafica per diventare adulti. Lo si può diventare a 14, 16, boh, anche a 50 anni. Dipende dalla mentalità. Se una persona ha un modo sbagliato di vedere le cose, magari non è che è così tanto adulta. Perché non credo che sia un fattore legato all'età. L'età anagrafica. No, questo penso. Gaia, 25 anni, diplomata, disoccupata. Diventare adulti, secondo me, vuol dire prendersi le proprie responsabilità, fare delle scelte,
accettare il fatto di aver fatto quelle scelte, non lamentarsi con qualcuno per averle fatte, ma accettare i pro e i contro. Costantino, 27 anni, occupato a tempo determinato. Diventare adulti per molte persone vuol dire perdere tutti i sogni. Secondo me invece no. Diventare adulti vuol dire avere una marcia in più per far avverare proprio quei sogni, cioè nel senso che se lo voglio fare lo faccio più facilmente se sono adulto perché ho più possibilità. Matteo, 24 anni, diplomato, disoccupato. Lara ha 27 anni, laureata, disoccupata. Si è un po' abituati a pensare, secondo me, che diventare adulti voglia dire farsi un mutuo, stabilirsi in un posto, avere dei progetti, quella cosa di mettere la testa a posto, far dei figli. No, non per forza, secondo me, deve essere così. Sarebbe bello, dal mio modo di vedere, diventare adulti mantenendo il nostro essere bambini in qualche modo. Perché sennò si perde tutta la poesia della vita. Io sono un po' terrorizzata dal diventare adulta nel senso canonico del termine. Perché è noioso, no? Io voglio continuare a fare quello che mi piace. Voglio essere un'adulta felice.